Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi come sempre vi svelerò gli eventi che si svolgeranno questa settimana sui vari giochi che normalmente vi porto sul canale. Come sempre ragazzi vi ricordo di guardarlo tutto questo video, tanto sarà brevissimo, e di dare un'occhiata alla descrizione, perché nella descrizione di questo video troverete tante informazioni interessanti se siete interessati a partecipare agli eventi che vi annuncerò. Allora, vi ricordo ragazzi che ho resettato il profilo dedicato a Mario Kart 8 Deluxe, direi di partire da questo titolo come sempre, quindi se volete potete inviarmi la richiesta d'amicizia, chi era già presente nella lista amici me la può rinviare, invece chi me l'aveva già inviata ragazzi vi ho aggiunti al mio profilo. Vi ricordo che la richiesta d'amicizia su Mario Kart 8 Deluxe serve per riuscire più facilmente ad entrare nella lobby dove gioco, se no per il resto tutti quanti comunque potete partecipare ai tornei che organizzo su questo titolo. Il torneo di questa settimana, dato che in Italia è arrivata questa ondata di freddo che ha portato anche neve a bassa quota, ho deciso di dedicarlo a due Pokémon ragazzi: Moltres, che è un Pokémon leggendario di fuoco, versus Articuno, un Pokémon leggendario di ghiaccio. Allora, sarà un torneo a squadre che si svolgerà il 1 marzo dalle 20.30 alle 21.30. Dovrete scegliere ragazzi se schierarvi con la squadra Moltres oppure con la squadra Articuno. I due outfit che vi consiglio per questo torneo ragazzi sono, per chi sceglie la squadra Moltres, Yoshi arancione, mentre per chi sceglie la squadra Articuno, Yoshi azzurro. Potrete utilizzare solamente i kart, come sempre ragazzi correremo 8 corse, torneo aperto a tutti, e il codice per partecipare a questo torneo, vi ricordo che le istruzioni per utilizzare questo codice le potete trovare nella descrizione di questo video, è 1296 72 18 33 39. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Splatoon 2, questa settimana ragazzi purtroppo ho deciso di organizzare solamente un evento perché non avrò molto tempo a disposizione. Giocheremo naturalmente delle partite private, così potremo giocare in tutte le modalità presenti su questo titolo, e sarò online il 28 febbraio dalle 18.30 alle 19.30. Se volete inviarmi la richiesta d'amicizia per partecipare a questo evento, ma anche a tutti gli altri che organizzerò in futuro, ho ancora dei posti liberi nella lista amici, quindi inviatemi pure la vostra richiesta d'amicizia e appena possibile ragazzi ve l'accetterò. Ok ragazzi, eccoci arrivati su ARMS, anche questa settimana sarò online su questo titolo, e se non sbaglio si svolgerà anche un nuovo Party Crash. Sarò online anche durante il Party Crash, però vi farò avere maggiori informazioni durante la settimana. Mi raccomando, controllate la sezione community del mio canale YouTube, seguitemi su Telegram, Facebook e su Instagram, perché vi avviserò su questi social. Comunque sicuramente sarò online il 3 marzo dalle 18.30 alle ore 19. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Miniguns. Sono molto contento che molti di voi stiano giocando questo titolo. Vi ricordo ragazzi che potete mandarmi tranquillamente la richiesta per unirvi al mio clan, il nome lo potete trovare nella descrizione di questo video, e questo titolo lo potete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone ma anche sul vostro PC direttamente da Steam in questo caso. Questa settimana ragazzi sarò online più volte su questo titolo, per esempio il 28 febbraio, il 1 marzo e il 2 marzo dalle 14 alle 14.30. Vi ricordo ragazzi come sempre di rispettare le regole del clan, soprattutto la seconda. Mi raccomando ragazzi, date sempre un'occhiata al vostro profilo per non arrivare a 5 giorni offline consecutivi. E dopo una settimana di pausa ragazzi finalmente torniamo su Rocket League per Nintendo Switch e PS4. Questa settimana sarò online il 3 marzo sia su Switch sia su PS4, dalle 18.30 alle 19 su Switch, dalle 19.15 alle 19.45 su PS4. Naturalmente giocheremo delle partite private, per unirvi a una partita privata basta andare su entrambe le console, su Gioca Online, unisciti a partita privata e poi inserire il nome del torneo e la password che vedete lì sopra, Rocket Cup, e la password 12345678. L'ID se volete inviarmi la richiesta d'amicizia per partecipare a queste partite su Nintendo Switch lo potete trovare nella descrizione di questo video, è diverso rispetto a quello degli altri titoli, mentre su PS4 ragazzi mi chiamo Giopad17, inviatemi pure la richiesta d'amicizia e appena possibile vi
aggiungerò. Come sempre ragazzi, vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, su Instagram, dove ragazzi ogni tanto pubblico delle nuove foto in cui vi racconto qualcosa di me, e su recordinggame.it, una piattaforma digitale dove potete condividere i vostri gameplay. Come sempre ragazzi, vi ricordo di controllare la sezione community del mio canale YouTube, perché dovessi avere tempo organizzerò volentieri degli eventi extra e a sorpresa, e vi scriverò un messaggio anche lì per avvisarvi di questi eventi. E naturalmente vi ricordo che ogni lunedì troverete sul canale un nuovo Infotime. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui nell'Infotime. Alla prossima ragazzi!